Buon lavoro, grazie. Giannetto Addis, assessore alla... del Comune di Tempio, cultura, sport, turismo e spettacolo. Allora, tu sei impegnato in queste elezioni per chi? Io sono impegnato a sostenere la candidatura di Andrea Biancareddu, che come sapete è candidato con l'Unione di Centro nella lista collegata a Cappellacci, quindi evidentemente è un'opportunità per la nostra città, per il territorio, di eleggere un consigliere regionale che ha già fatto esperienza positiva, dobbiamo dire, nelle precedenti legislature, e per Tempio si è rivelata effettivamente un'esperienza felice e foriera di risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Tempio ha un'amministrazione di centrodestra. Che cosa ha fatto di positivo? Lo chiediamo al diretto interessato. Beh, credo che sarebbe lungo elencare tutta una Due serie punti, qualche di punto. finanziamenti importanti e di iniziative importanti che comunque, grazie all'intervento di Andrea Biancareddu, abbiamo visto. Uno per tutti, il finanziamento all'ampliamento dello stadio, una cosa che è nata, diciamo così, per esigenze contingenti del Cagliari all'epoca, ma il completamento della caserma Fadda, i finanziamenti per il recupero del centro storico, del convento degli Scolopi e tutta un'altra serie comunque importanti di iniziative che hanno trovato Che evidentemente cosa non risposta. approvate dell'operato di Soru? Evidentemente la politica di Soru, per quanto ci riguarda, ha trascurato non solo le zone costiere, soprattutto le nostre zone, ma anche le zone interne, per le quali evidentemente non è stato in grado di proporre una politica di largo respiro che consentisse quantomeno un'occupazione più stabile, quindi nuovi posti di lavoro, ma credo che soprattutto degli aspetti negativi della politica di Soru sia quella che, contrariamente a quanto si sbandierava in giro, ha limitato di lunga l'attività e i finanziamenti alle zone interne, a noi in particolare, perché se contiamo tutte le iniziative, tutti i progetti che noi abbiamo presentato relativamente a interventi sul centro storico, sulla viabilità, nell'edilizia anche rurale, ma progetti che riguardano la cultura in modo particolare, non abbiamo avuto nessun riscontro. Questo purtroppo è un dato di fatto che è inoppugnabile.